Ed eccoci che siamo qua in un campo di esercitazione. Lì dietro ci sono i militari polacchi. Siamo alla frontiera con l'Ucraina e qua questa tutta questa coda. Eccoci, siamo ancora qui. Una coda infinita di mezzi che sono al di qua della frontiera con l'Ucraina, siamo sul territorio polacco. Persone che sono arrivate qua per prestare soccorso e allo stesso tempo stanno aspettando i propri cari. Vediamo i mezzi di soccorso. Questi sono solo alcuni dei profughi che stanno scappando. Vediamo che li aspetta sempre qualcuno qua. Gente che ringrazia in polacco per aver fornito loro un'assistenza e quindi ed eccoci, questa è la situazione. Qua siamo veramente sul confine, in frontiera. Eccoci, questo qui, questo è un punto di raccolta dove la Polonia offre, diciamo, i primi aiuti agli ucraini. Qua siamo veramente in frontiera, come possiamo vedere. Poi gli hanno le forze dell'ordine polacche che aiutano ad attraversare il confine. Ed eccoci, siamo qui al primo centro di accoglienza, siamo veramente a 20 metri dalla frontiera con l'Ucraina. Vediamo che è già stato predisposto tutto, aiuti alimentari. Chiaramente c'è anche l'assistenza medica. Questa è una dogana piccola, non chiedetemi di pronunciare il nome perché per me è impossibile, ma qua vediamo generatore, si sono attrezzati sotto tutti i punti di vista, ci sono volontari provenienti anche da varie parti d'Europa per permettere i soccorsi. Qua vediamo un punto di ristoro dove il cibo è gratuito per tutti, vediamo tanti bambini, famiglie che stanno arrivando. Vedete, qua c'è la bandiera polacca con la bandiera ucraina, il cibo è gratuito per tutti, fa comunque abbastanza freddo, c'è sicuramente sotto lo zero, meno uno, segna il telefonino. Qua vediamo un gruppo di ragazzini che stanno mangiando, sono appena arrivati dall'Ucraina. E questa qua che vedete, quella lì è la frontiera, quindi dall'altra parte c'è l'Ucraina. Ci sono molti controlli, come vedete la frontiera in questo momento è chiusa, non si vedono e non si sentono neanche spari dall'altra parte dal momento che qua è ancora una zona dove l'avanzata russa non è ancora arrivata attualmente. Questi sono familiari, parenti che stanno aspettando il rientro dei propri cari.
E niente Roberto, ti confermo, ho appena parlato con un responsabile della sicurezza qua, il quale mi ha detto che i russi in questo momento sono a 400 km da qua, quindi la situazione è ancora abbastanza tranquilla e secondo voci interne ci metteranno, se l'avanzata e la guerra continuerà, almeno 2-3 mesi prima che arrivino qua, visto le difficoltà che stanno trovando ad avanzare sul territorio. Bene, quindi come abbiamo visto qua in questa frontiera è tutto relativamente tranquillo dal momento che le truppe russe sono a ben 400 km da questa regione. Tuttavia i primi profughi iniziano ad arrivare anche qui, seppur non in numero massiccio. Vediamo famiglie che si stanno dirigendo verso la Polonia. Ecco, questa qua è tutta una fila di persone arrivate proprio in questo momento in Polonia dall'Ucraina, famiglie che si stanno dirigendo. Ed eccoci qui, siamo a pochissimi chilometri dal confine con l'Ucraina. Operazioni militari in corso. Beh, qua tanto siamo, cioè non è che possono cucinarmi in questo momento. Dove staranno andando di bello? Madonna, che mezzi che hanno, ma che roba questa qua. Questo è bello, eh. Questo qua è veramente bello, sto mezzo. No, no, è una ruota di scorta. Siamo in coda dietro un tank americano. Questa è una delle conseguenze della guerra, la gente impanicata ai rifornimenti di gasolio e di benzina. Tra l'altro il gasolio è finito, è rimasta solo la benzina, perché appunto qui la gente, dicevano i local, ha paura di rimanere senza rifornimenti di carburante. Quindi tutti a rifornirsi.